Questo è l'ospedale che fino al momento della frana era attivo ed era in funzione. È una struttura fantasma, drammaticamente chiusa. Vediamo all'interno di scoprire cosa ne rimane dopo l'alluvione. Adesso vediamo di salire su. Pensate che qui ancora i segni del terreno che spazzò via tutto, dalle pareti alle strutture. Ecco, come vedete qui è tutto pericolante. E qui in alto ciò che rimane dell'ingresso posteriore. Questo è un armadietto dove il personale usava spogliarsi. Pensate che questo terreno e ciò è parte della montagna che è venuta giù. Guarda, le feritoie del termosifone sono piene ancora di terriccio e di fango. Guarda le pareti, qui siamo oramai già a circa 3 metri di altezza, ancora portano i segni. E ancora saliamo al primo piano e ci sono i segni. Questa è una ciabatta da infermiere. Guarda il terreno dove è venuto su, vedi? Ecco, questo è un reparto, immagino ambulatoriale. Questo era il divano letto su cui riposavano gli infermieri alla notte. I vetri completamente divelti. E questa era una camera. Qui c'è scritto qualcosa, frana 5598, esattamente mese di maggio e purtroppo nel giorno 5. E questa è la montagna lì su. Ancora si vede quel percorso bianco e la striscia lungo il quale si staccò il terreno che poi riempì l'intera città di Sarno. Qui c'è ricostruzione, davanti a questo ospedale è ben visibile la ricostruzione delle abitazioni. Questo terreno è impressionante, è rimasto attaccato alla parete e siamo a 10 metri di quota, di altezza, è incredibile. Guarda, questo ambiente era completamente ricoperto, pertanto la via di fuga non esisteva. Ecco, probabilmente ho spiegato il motivo per cui le finestre erano divelte, perché le persone avranno certamente cercato via di fuga attraverso le finestre. Questo terreno fangoso che quasi ci fa ricordare l'argilla dei tempi delle rovine di Pompei, che rimane accumulata chissà per quant'altro tempo dietro al portone d'ingresso.